il disco di Bruno Mars, il disco nuovo, ragazzi, di Bruno Mars, che è ritornato. Grande Bruno. Primavera arriva. Beh, ma certo, si prepara per l'estate, per i grandi successi estivi. Vai, Bruno! Scusa, ma il nuovo disco di Bruno Mars, nel senso che è quello che lui si è comprato e ce lo fa sentire? No, l'ha fatto, l'ha registrato lui. Perché Bruno Mars è cantante. Ammazza. Grande Bruno! Poi sai che adesso col telefonino registri tutto. Ma certo. Ma una volta noi siamo dell'epoca che si facevano ancora i dischi, no? Che quei nastri che registravano. Si dice sala di incisione perché si incidevano i dischi. Oggi col computer c'è l'app. Io ho scaricato l'altro giorno l'app Long Playing, si chiama. Andate a scaricarlo, oppure album, ce ne sono varie. E tu schiacci il tasto e esce il disco. No, veramente. Ma è già fatto? Poi tu puoi scegliere bello, molto bello, rock, disco music. Comunque, l'altro giorno Bruno Mars era in metro. Basta urlargli, Bruno! Lui guarda. È lo scherzo preferito. Non lo riconosce nessuno. Anche vai, Bruno! Vai, Bruno! Foto! E una volta ho trovato Bruno Mars e ho chiesto scusi, ha adesivi? Come si faceva negli anni 70-80 nei negozi? Pensavo gli avessi chiesto un Mars. Però il massimo è andare da Bruno Mars col telefonino e dirgli: scusa, Bruno, potresti fare un saluto a un mio amico che adesso non è qua, ma gli piacerebbe esserci tantissimo perché il tuo Sì, certo. È sempre molto divertente questa richiesta. Ci fermiamo un istante, tra poco ripartiamo con il riassunto dell'ultima puntata. C'è passato del tempo, ma c'è stato. La settimana scorsa? Due. Due settimane. A tra poco. Radio DJ. Cordialmente. Matteo Curti insegna incertezza all'università. Cioè, senti come dice Hermes.palinsesto. DJ.it. Disegno di figura davvero. La modella si spoglia e io faccio uno schizzo. Enzo Romano con Damme o cane. Città della Patonza! Non hai bilanciato ancora il bilancio del Forium, cioè bilanciare bene quello che tu devi realizzare nella tua vita personalizzata. Ai bambini Navajo veniva donata una paletta di guerra e un secchiello di guerra con i quali imparavano fin da piccoli a sotterrare e disotterrare l'ascia di guerra. Only walking power with stay in place. Ti abbraccio e ti auguro un buon c'è un amico mio qua. Sì. Si chiama Sergio. Mi dispiace, mi devi ritelefonare. La legge è uguale per tutti. Aspetta. Sarò molto cattivo. Eccoci, pro. Aspetta che non riesco a schiacciare il pulsante giusto. Scusami Elio, io accendevo, poi faceva anche Alex e non ti davamo voce. La capitale italiana della musica di complesso, Milano. La città da cui sono partiti gli Elio e le storie tese per questa avventura di cui tutta l'Europa parla ormai ininterrottamente da settimane. Il tour europeo degli Elio e le storie tese. Un tour che ha toccato varie città, la più rappresentativa delle quali però, inutile dirlo, è Magonza, la città di Gutenberg, la città che ci ha riservato un'accoglienza trionfale. Ma davvero? Pochi saranno stati 400. Sì, sì. Ma ragazzi, un'accoglienza trionfale. Pochi perché sono stati selezionati. Ah, certo. Non certo. Tutti erano ammessi al concerto di Elio e le storie tese a Mainz. Ho questa battuta un po' per pochi eletti. Sì. Il pubblico di Magonza è un pubblico di carattere. Bravo. Va bene. È piaciuta. Io ti volevo dire un'altra, sempre in argomento, ovvero ma non lo sapevate comunque che Gutenberg era uno che tipo so passava da buon umore, tipo buon umore, cattivo umore, arrabbiato, perché aveva un carattere immobile.
Milano, la città in cui, secondo ultimissimi studi, si inventano più battute che in ogni altra città sì. del mondo. E questo Milano, programma è responsabile. Sì. Milano, capitale mondiale dell'incertezza. Milano. Ho temuto l'altra cosa. Di cosa? Dell'incesto. No. Anche, però tanti anni fa. Milano, una città per cantare, ma anche una città per trasmettere trasmissioni radiofoniche che vantano il più alto numero di tentativi di imitazione riusciti meglio dell'originale. Cordialmente, Gloriol! Condotto eccezionalmente questa sera dal Delfino, colui che ne prenderà il posto. Non si sa di chi, ma ne prenderà il posto. Va bene, buonasera. Allora, siamo pronti, siamo ritornati sulla sigla. Non volevo disturbare, fare troppe domande. Comunque, mi pare che sia andato tutto bene. Siete, vi vedo felici, contenti. Più che bene. Più che bene. Grande entusiasmo. Anzi, vogliamo ringraziare tutta Europa. Sì. Tutta Europa che ci ha accolto trionfalmente, nonostante noi, che siamo andati in giro con un autobus, sai che eravamo tutti sull'autobus, eravamo in tanti, ecco, poi ne scendessimo col biglietto ogni volta, obliterare ogni ora e mezza. Bravo, hai toccato l'argomento. La cosa che mi è scocciata è questo continui controllori, infatti, che mentre stai dormendo mi faccia vedere il biglietto. No, sono già su, viaggiavano con noi e continuavano a controllare. È andato tutto bene tranne l'autobus, nel senso che eravamo così tanti sull'autobus, poi c'era questa faccenda dei biglietti continuamente. Poi si dormiva, poi c'era un bagno solo, continuamente occupato. Eravamo innervositi, eravamo nervosissimi. Ma poi l'autobus si fermava e faceva quel. No, quello lo facevamo noi. Sì, sì. No, ma è sempre quando senti quel pff lì, tu pensi che sia l'autobus, ma sono quelli a bordo. Che finalmente devono. Certo, ma è vero, sono 16 persone che trattengono esattamente circa dalla mezzanotte fino alle 10-11 del mattino. Poi però, certo, quando c'è la frenata. Per compressione tutti non resistono più. E io che pensavo fossero le parti quelle di idrauliche con l'aria compressa. Incredibile, va bene. Allora, ritorniamo ad occuparci di poesie ermetiche, e cioè l'appuntamento classico di con Hermes Palinsest. Esatto. Tu sei ancora indietro, però l'incertezza. Andrebbe detto un po' più perché manca Matteo. Non c'è Matteo. Lo rispiego anche a te. Quando diciamo sei alle prime armi, sei un rookie della pronuncia di Hermes, lì devi dire Hermes Palinsest. Quando diventi bravo, puoi dirlo come lo dico io: Hermes Palinsesto. Ah, ok. In realtà, dopo la T c'è un'incertezza di un miliardesimo di secondo. Non mi permetterei mai di anticiparti. Può essere che magari abbia a che fare con l'autobus la consegna delle poesie o no? È successo dopo. No, è successo mentre suonavamo ad Amsterdam. Comunque eravate via. Sì, eravamo ad Amsterdam. Mi viene richiesto la nostra collaboratrice Romina, mi dice: guarda, c'è il signor Hermes che chiedeva due biglietti. Fantastico. Quindi era lì. Era lì, ho pensato, viene al concerto, lo conosco, bomba delle bombe, quindi ci lascia, glieli metti Hermes così, Hermes P, punto, niente, fine concerto, c'è, non ha ritirato i biglietti, che mi vengono riconsegnati. E cosa trovo al posto dei biglietti? Con un certo disappunto, perché tu magari hai tenuto dei posti per uno, lasciato i due posti, e non hai neanche ritirato. Che è sempre brutto. E cosa ho trovato al posto dei biglietti? Le poesie. Pazzesco. Quindi forse se li ha tenuti i biglietti, che già mi fa contento. È un primo avvicinamento. Sì, ma non poteva al limite scriverle dietro i biglietti. Invece no. Le ha scritte su foglietta a parte, ha tenuto. Certo che i biglietti poi li ha incorniciati. Picco Glass insieme a quelli del concerto di Jamiroquai. Esatto. Dove non è andato neanche. Ha dato le poesie anche Jamiroquai. Allora, la prima poesia è intitolata Una festa molto esclusiva. Al party dei geni della matematica c'è solo la gente che conta. Scusatemi, sono bello. Però è molto bella. Eri emozionato. Ero molto emozionato. Le ragioni di una beatificazione. Santo Stefano è quello che è morto
perché ha mangiato troppo il giorno prima. Beh, molto bella anche questa. D'altra parte il maestro è maestro, però c'è da dire che ormai già da qualche tempo ci sono degli ottimi discepoli che si fanno largo, vanno insomma alla grande, vanno alla grande. I discepoli sono carichi di energia nuova, sarà anche la gioventù sì, che aiuta, e quindi ampliano il mondo delle visioni poetiche di Hermes Palinsesto, e spesso con risultati pari a quelli del maestro, se non superiori, voglio dire. Ringraziamo il fatto che almeno al contrario del, che ne so, della ricerca scientifica, mm-hmm, in Italia la poesia è un valore sentito, per cui sì, siamo riusciti a fermare questa fuga di cervelli dei poeti. Bravi. Bravissimo. Che andavano a fare le poesie, che rimangono in Spagna, in Portogallo, sono molto apprezzati. In America molti, e anche sono, qui, sono tutti qui rimasti qua in Italia. Ne erano un sacco fermi sulla Manica. Ah, erano sì? Lì che stavano aspettando di aspettare. Mi ha detto: ma non andate, ma ragazzi. Sono ritornati indietro. Tra questi, probabilmente c'era anche Daniele, che ha composto la poesia Fioriture Capitoline. Tutte le strade portano a Roma. Beh, molto bello. Bravo, bravo. Molto bravo, Daniele. Poi c'è la poesia del Plin, Fine del piacere. Quando chiusero il bordello sotto casa, si sentì venire meno. Anche questa non è niente. Bravo, bravo. Sì, veramente bella. È veramente, veramente bravo, bella. È stupenda. Ha più piani di lettura. Sì, è proprio bravo, bella. Bravo, bravo. Vabbè, e chiudiamo con Giannello Power. Che è un bel nome per un poeta. Sì, sì. Che si presenta con la poesia Atleta Pizzaiolo. I puntuali si differenziano. Atleta Pizzaiolo. Atleta Pizzaiolo. C'è un errore di titolo. Però io lo terrei. A me piace. Secondo me, nonostante. Sì. Vabbè, c'è un errore. E già, forse non avrà tanto senso, ma va bene lo stesso. I puntuali si differenziano dai ritardatari per il loro aspetto. Oh, no! Bravo! Bellissima! Sarebbe piaciuta meno col titolo giusto. Guarda, mi dispiace, chiedo scusa. A Giannello Power c'è stato un refuso di copia e incolla. Ma devi chiedere scusa, casomai ha sbagliato Hermes. Ma perché io le ricopio. Ah, le ricopio. Ma figurati, l'ho sbagliato in questo io, momento. Sei un amanuense? Sì. Sta togliendo da uno dei due quadretti uno dei due biglietti. Beh, mi dispiace che gli amici a casa non possano vedere, ma Vec può confermare, le faccio io, perché mi piace molto aprire tutte le poesie con la letterona gotica, certo, quella ci metto due o tre ore con la china, la vignetta, e poi esatto. E poi purtroppo ti sei perso il titolo, e poi ero stanco, ho sbagliato il titolo. Non importa, mettiamo una canzone e poi ci pensiamo che bella la prossima i settimana. Ragazzi della spiaggia, ma che fantastica canzone. I Beach Boys dal 1966 su Radio DJ a cordialmente nel frattempo Glory Hall. Glory Hall, sì, cordialmente Glory Hall. Certo, il titolo. Anche se scusa, non ti volevo interrompere. No, non mi permetterei mai. Volevo solo dire che in Europa molti mi hanno chiesto se avevamo visto l'ambulanza assassina nelle vicinanze. Perché c'è molto attaccamento a questa storia dell'ambulanza assassina, lo dico solo così. Perché ti ha seguito in tutta Europa? No, non ho avuto piacere. Non si sa più da quando è Glory Hall l'ambulanza assassina. Voglio dire una cosa del Glory Hall, perché può essere anche una soluzione abitativa che Mangoni ci può confermare, è abbastanza pratica. Io ho messo il Glory Hall a casa mia, ma nel senso che io posso infilarlo e chi per strada passa volendo. Io sono a casa tranquillo. Ah, esternamente? Certo. Ma è un po' rischioso. Dello scherzo. E non sai che cosa, succede. Ma anche fuori nel Glory Hall, vero? Che ne sai? Deve avere una fiducia. Non sono esperto. Diciamo che è fondamentale abitare al piano terra. Diciamo che in Europa abbiamo visto molti posti dove Glory Hall poteva avere un senso. Andava forte, ma non abbiamo usato. Va bene. Poi sono arrivati un sacco di messaggi e il concerto di Londra mi ha toccato nel profondo. Carmelo su tutti comunque. È Glory Hall, esatto, bentornati Eli, siete mancati anche se ne valeva tantissimo la pena. Il concerto di Londra è stato uno spettacolo. Vi amo tanterrimo, baci e abbracci, Francesca. Per cui Nicola da Brixton. Nicola da Brixton. Sì, sì, sì. Nicola Primo e Francesca da Huddersfield. A volte possiamo dire Antonino da San Cerro di Hai ragione.
Huddersfield e Brixton. Molto bene. Vabbè, allora è arrivato il momento di una rubrica importante, perché è arrivato il momento di una rubrica importante, perché si parla di cinema, sì. E a me personalmente la cosa appassiona da sempre, e il titolo, aspetta, perché è lunga, vedi questa rubrica, Elio. Vai. Ah, il titolo però, no. Sì. Battute famose di film che passione, ovvero come proseguono le scene dei film celebri dopo che è stata pronunciata la frase storica. Ammiro la sua fortuna, no, mister. No, aspetta, aspetta, aspetta. Conduce Vec! No, non sapevi. Questo taglialo dopo quando andrà in onda. Va bene, va bene. Tanto siamo registrati. Sì. Allora, partiamo con la prima frase, che arriva da 007, licenza di uccidere. Ammiro la sua fortuna, mister Bond, James Bond. E questa, è la frase, e tutti la conosciamo. Ma dopo? Dopo che cosa è successo, che cosa poteva succedere? Poi sai, il montaggio tagliano. Sì, perché lì tagliano. Sì, sì, tagliano molto. Fai così, tu fai il cattivo. Va bene. E io provo a fare. E tu fai Bond. Io faccio Bond. Vai. Va bene, va bene. Ammiro la sua fortuna, mister Bond, James Bond. Scusi, ma che nome è Bond James Bond? No, non Bond James Bond. Mm. James Bond. Scusi, lei ha detto Bond James Bond. Sì, no, intendevo James Bond. Ho detto prima il cognome. Cioè, lei si chiama quindi Bond di cognome e James Bond di nome? No, mi chiamo James di nome e Bond di cognome. E perché allora dice due volte il cognome, uno all'inizio e uno alla fine? Lo fa per variare? Cioè, in effetti è meglio Bond James Bond di James Bond Bond. E se invece ripetesse il nome James Bond James? Sì, può darsi che in futuro farò così. Farò tenero. Ma che peccato che l'abbiano tolta. Era molto bella, bellissima. È un peccato. Bello, sì. Ma arriviamo alla seconda. Non capiscono veramente un cazzo. No, quelli che montano i film. Non capiscono niente. Produttori. Mi è venuto in mente, magari non è proprio da 9 di sera come notizia da dare. Però c'ho un po' paura allora. Ricordo della prima volta che mi si è rappreso il pistolino, sì. Nel senso che ha teso ad espandersi all'infinito, in un cinema dove da bambino ho guardato James Bond Casino Royale, Ma cioè quello con ma mentre c'era lui, ma quello in vecchio scena di Casino Royale, no, fortunatamente sì, quello con George Lazenby. Dove Lazenby. C'era Emma Peel. Credo di. Allora deve essere Emma Peel proprio, che a un certo punto è la Bond girl di quel momento e sta bevendo il brandy con James Bond, sono in una stanza col caminetto così, si baciano, l'inquadratura va ai loro piedi e si vede il vestito di lei, di Emma Peel che cade, e io mi ricordo che non capivo cosa voleva dire questa cosa e dicevo però io voglio avere a che fare con questo mondo, con questa cosa qua. Non parlavi comunque tranquillo perché tanto sono le 21:23, quindi ormai sono tutti a letto. Sì, sono tutti a letto. La seconda frase storica arriva da Zio Paperone alla ricerca della lampada perduta. Un gran filmone che ci ricordiamo. Io l'ho visto 3 volte. Dove ci sono i nipotini, Paperino e io non l'ho ancora visto, quindi farò con le orecchie le spoileriamo. C'hai ragione. Vabbè, comunque la frase storica è questa. È Paperone che si rivolge a Jet Quack e gli dice: Jet, guarda che cosa hai fatto a queste antiche rovine. E lui risponde: beh, poteva andare peggio. Pensi se fossero state rovine nuove. Questo è l'origine, anche spirituale. Qui cosa faccio? Parto io? Dai, fai tu fai Paperone e io faccio Jet Quack. Va bene. Jet, guarda che cosa hai fatto a queste antiche rovine. Beh, poteva andare peggio. Pensi se fossero state rovine nuove. Jet, razza di somaro, non esistono rovine nuove. Non ci avevo pensato, signor Paperone. Jet, sei una frana. Ah sì? Beh, la sera quando glielo ciuccio sembra pensarla diversamente. Sbare quack. Sì, sì, sbare quack, sbare quack. Intanto solo fa ciucciare. Era così. Sì, era così. Poi forse la censura di Disney. Sono le 21:24. Tranquillo. Intervenuta. Sbare quack. Per capire perché. Era così bella la frase originale. E non sapevo che zio Paperone, oltre che al primo dollaro. E sai. Oh,
tu quando vuoi tagliare prima devi immaginare un solo di chitarra. Immaginati un solo di chitarra e tagli prima. Lo sai che da queste parti si usa farlo, è vero. No, ma invece se canta, poi se a cantare Amy Winehouse, tendenzialmente aspettiamo che finisca. Beh, bravo. Lo so. No, stavo ripensando a Zio Paperone e alla frase, se insomma, alla seconda. Esatto. Siccome dobbiamo andare un attimo in pubblicità. Ma guarda, non so se, ma se vi può interessare eventualmente. Ma io c'ho un lecca lecca in tasca, faccio uso a me quello. No, grazie. Ma tu mi vuoi far leggere quel grosso almanacco? No. Avrei un commento a tutto questo che è sborequack. I Penetto? Pilipilo Rock, su Radio DJ, ritorniamo insieme meglio le storie tese, canzone bellissima del 2003. Sì, bellissima, sì, molto bella. Commovente anche. Scusa, guarda che è sgocciolato con le pinne sulla console. Scusa, in cortocircuito. Ma deve essere, sembra un po' umido, perché altrimenti muore. Ma ho visto proprio. Dopo è troppo secco, ma sgocciola pure, dai. No, ma perché c'è qua uno spruzzino da sotto. Va bene, allora, a proposito di canzoni belle, adesso non so se più o meno di quella che abbiamo appena ascoltato, non lo so, non sono io a giudicare, però mi pare che sia pronto un collegamento al Nasdaq e questo mi fa ovviamente venire in mente che è arrivato il momento della classifica. Vai! E siamo arrivati al consueto appuntamento con la classifica di Cordialmente, la classifica alla quale si ispira ormai dichiaratamente la 30 Songs, anzi addirittura implorano, oramai implorano di passargli dei pezzi non glieli diamo, perché altrimenti che cosa facciamo? Facciamo due cose esattamente uguali, un po' di dignità, ma ragazzi, per dirtela tutta, io l'ho ascoltata all'ultima puntata della 30 Song, fanno, sai come nelle pubblicità dove non si può usare la canzone originale, allora se ne la rifanno un pochettino. Allora, nuova sigla di 30 Song, come ve lo può confermare Alex, fa così. Senti Rocco Tanica, tu sei in collegamento video con il Nasdaq, no? Giusto? Quindi vedi quello che accade. Allora, guardali attentamente man mano che io passo i pezzi. Iniziamo dal numero 5. Abbiamo questa settimana un grande ritorno! Sì. Lello Amoroso con Trapanarella! Chiama la Trapanarella, te ne auguri e zizza bella! Zizza bella! Quando si mette la minigonna, te fa mettere in mano un brutto! Che bella! Trapanarella con Trapanatura, Trapanatotti un giorno pure! Trapanarella! Non capisco bene, perché questo qua so che è il dialetto di Monfalcone, stretto. È l'ibizzese stretto, mi sfugge stretto. Qualche parola. Allora, cosa è accaduto al Nasdaq, Rocco? Guarda, una cosa che a vederla non ci credi, c'è quello che vende gli acidi, che stava vendendo gli acidi, ha smesso di venderli, sta ballando in mezzo anche alla lui. Trapanarella. Era Lello Amoroso con Trapanarella. E al quarto posto abbiamo una nuova entrata, Gianni Celeste con Dai! Scoprimi più giù, nell'intimità vanno e sai fa morire. Dai, sognate di più, tutto sta facendo. L'italiano ha resistito un secondo. Mami, mani giù, un grido va su, il navello mi sta trasendo. Strutturami tu, si pelle sempre giù, sensuale d'amore. Elenco di ciò che sta accadendo al Nasdaq arriva anche qua, Rocco. Allora, ci sono i fan di questa canzone che è Dai, che ormai è in classifica, ma ci sono, c'è lo zoccolo duro di, sempre di Gianni Celeste, di Voglio Abortire, che non so se abbiamo non è in classifica, però diciamo c'è stato un piccolo incontro scontro tra quelli che dicono è meglio Voglio Abortire, è al settimo posto questa settimana, quindi non la ascoltiamo. Poi hanno detto, ma cosa facciamo, litighiamo, ma siamo tutti amici, siamo nome della musica. Era Gianni Celeste con Dai al quarto posto questa settimana, e al terzo posto un graditissimo ritorno, Alex X con Il Mio Club. Go all'ingresso, go al possesso,
Non si può stare fermi con Alex X, infatti al Nasdaq è una bolgia. Chi è? Chi è che è arrivato? Chi è che è arrivato? Scusate un attimo. Voglio abortire. Al settimo posto questa settimana Gianni Celeste con Voglio abortire. Ma solo per far pace tra le due fazioni. Esatto. Cioè, ci sono disordini, sì, poi è brutto. Sì. Era Alex X al terzo posto con Il mio club, scene di gruppo. È strano perché a volte ci sono reazioni emotive, sì, particolari, grande movimento qui. Invece adesso sono tu. Aspetta che riguardo bene. Sì. Tanto è perfetto vedere attraverso perché la camera. Perché c'è un video senza audio, giusto? Sì, allora sono tutti come nei film horror giapponesi, sì, sono tutti con la vestina bianca, le braccia lungo il corpo, la testa che guarda in giù e i capelli bagnati neri davanti, esatto, alla faccia. Esatto. Sono tutti fermi adesso. Un saluto ai frequentatori del Nasdaq che ci stanno ascoltando e quindi annunciamo a tutti loro che al secondo posto, sì, questa settimana abbiamo una nuova entrata, clamoroso Franco Moreno con Fai amore con un uomo sposato. Ma fai amore con un uomo sposato, sì, non può fare cose che fanno innamorate, non ti può mettere a vedere un dopo rito, non può desiderare da compagni a casa. E se lo stai nascosto non ti può passare. Ma fai amore con un uomo sposato, tu mi esasterai, non passa abbracciato, non so può dire a tua mamma da ove. E vi chiedo scusa per la mia incertezza, ma proprio mentre stavo leggendolo è cambiato. Come perché possibile? C'era Ami Cristi, no, è stato sostituito in ma diretta da Franco Moreno. No, è arrivato come un fulmine, sì, sì, al secondo posto. Reazioni... Fai amore con un uomo spusato. Reazioni contrastanti al Nasdaq. Al Nasdaq perché vabbè, la gente è contenta, gli piace la canzone, non a caso al secondo posto. Mm. Però c'è un piccolo movimento d'opinione che dice che non vanno manifestazioni. Incoraggiate le relazioni extraconiugali. Infatti, cioè, ho letto, ho fatto il linguaggio delle labbra venendo giù, sì, e la gente stava dicendo: non incoraggiate comportamenti contrari all'etica e alla morale. In spagnolo, però. In spagnolo, sì. E beh, si sa che lì sono molto seri. Sono anche molto avanti al Nasdaq, bisogna dirlo. Era una nuova entrata clamorosa al secondo posto. Mentre al primo posto, diciamo, il primo posto annunciato, Enzo Romano con Damme o cane. Tu cane m'ha voluto troppo bene, e non è stata passa come a te. Mamma mia, mi strappa il cuore. Fa venire i brividi. Damme o cane. E dai, lo sto cane. È un gran pezzo. Se lui, se non sbaglia, di Jesolo. Lui sì, no, sì, va in vacanza a Jesolo, ma è di Venezia. Ah, è proprio di Venezia, uno degli ultimi veneziani. Sì, 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 lo sapevo. Lui ha le chiavi della città e ne ha, ne ha approfittato per fare gli appartamenti mentre la gente era in spiaggia. Era Damme o cane, la canzone regina di questa settimana della classifica di Cordialmente. Una classifica irreprensibile, inconsultabile, incancellabile da Radio DJ. Bravo, bravo Elione, bello. Tra l'altro, comune denominatore di questa classifica, non abbiamo capito una mazza dei testi, però c'era tanto sentimento. Io li ho vissuti. Ma perché quando tu senti Smoke on the Water, cosa c'è, capisci? Ragione. No, certo, è la musica quello che conta. Certo. Quando senti i pezzi di Christopher Cross, per esempio, non si capisce niente. Ride Like the Wind 1980, Christopher Cross su Radio DJ alle 21:47 minuti. Era una canzone. Scusa, me che non sento più niente, ragazzi. Red Like, non capisco bene cosa stai dicendo. Ho il knaff.
Buongiorno, buonasera. Buonasera, Antonio che chiama appunto da Caserta. Ciao Antonio, allora vediamo un pochettino le carte. Allora, tu sei del 12, giusto? Sagittario e lei Capricorno. Benissimo, vediamo un pochettino. Alzami un po' il volume della voce perché si sente basso. Vediamo un po' le carte cosa dicono. Allora, questa donna si chiama Maria? Sì, Maria. Perché mi esce una M, quindi Maria, vediamo un po'. Anto, ascoltami, questa qua ti sta facendo andare al manicomio. Esatto, bravo, bravo. Prima ti vuole, sì. Ti desidera, ti fa sentire il calore, diciamo, proprio si stringe a te con quelle, capisci? Sì, sì, ho capito. E poi si allontana, dice, sì. Non lo voglio fare, e scappa, vero? Sì. Prima corre dietro al palazzo, tu la corri dietro, lei viene verso di te, cioè... Però in effetti non hai avuto ancora un rapporto. No, niente, niente. Questa donna ti sfiora e scappa. Esatto. È una cosa incredibile. Ma dimmi una cosa, ma non riesco a capire questo tipo di atteggiamento. Ma com'è possibile? Non lo so, c'è nada. Questa è una donna... Non riesco a capire neanche io. La devi... Allora, mi ascolti? Sì. Questo è un tipo di ragazza molto particolare. È la tipica ragazza che fa perdere la testa agli uomini. Questa ti vuole bene, lo sta facendo solo appunto appositamente per farti innamorare. Mi ha mandato. Perché guarda, lei ti ha stretto, vero? Mi ha mandato un messaggio sul telefonino, ha detto che lei per me non prova niente. Però scusami, se non provava niente perché ti ha stretto? E poi mi ha fatto ricercare da un'altra persona. E tu hai risposta? No, non l'ho risposta. No, io la cosa che non riesco a capire, all'inizio lei ti stringeva fortemente, sì. Però io vorrei capire, è giusto? Antonio, sì. All'inizio quando l'hai conosciuta, no? Sì. Vi siete abbracciati, stretti, sì. No? Sì, Antonio, sì, Gennaro. Vi siete abbracciati? Sì, Gennaro. E poi lei si è distaccata, no? Si è distaccata. E è scappato dietro al palazzo. Senza nessun motivo. Ho capito. Andò. Allora, questo è il classico modo per fare incatenare gli uomini. Ho capito. Tu non ti prendere collera, chiamami in privato, ne parleremo con calma, non ti preoccupare Antonio. Vabbè. Antonio, ti abbraccio, grazie di avermi chiamato da Caserta, un abbraccione a tutta Caserta. Adesso sento. Sì. No, sento. Perché mi dispiace, volevo anche leggere un messaggio. Sì, ma che basta, è arrivato. Basta non prendersi collera. Non prendo collera, sarò velocissimo. Volevo salutare e ringraziare Rocco Tanica per essere stato presente di a cosa? Foggia e al convegno Libera Satira e Libero Stato. Sono stata felice di rivederlo, dice Valentina. Ciao Valentina. Dobbiamo andare veloci, ciao, amici. Foggia. Stiamo per chiudere, ma ovviamente c'è il tempo per il karaoke di The Architect, che ci presenta che cosa questa sera? Di Luis Fonsi, Despacito, bello, featuring Daddy Yankee. Lo aspettavo. Cos'è? Miki Steodorakis. Fonsi, di one. Sì. Sabes que ya levando el armandote, tengo que bailar contigo hoy. Tiguan, vi que tu mirada ya está balmándome, muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú que eres el imán, yo solo el metal, me voy acercando y ahora armando el plan, solo con pensarlo se acelera el pulso. Oye, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van teniendo más. Eso fue tornado sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu fuego despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmas de la presa de tu laberinto, Tempula. Y hace que tu cuerpo Tempula. Todo en manuscrito. Quiero revelar tu piel, pero sé tu rito. Que se está en la mi boca, tu lugar es favorito. Déjame de sobresar tu zona de peligro, hasta provocar tu grito. Y efectuar apellido. Ah,
fantastico. Sì, ti vedo tentandolo, sto tentando, gli avevo tentandolo, ma mi sto tentandolo. Sai che tu corri su comingo, io sei bamba. Sai che tu bevi, sta buscando di mi bamba. Vedi tu preve in bocca, per aver comunque sale. Chiero, chiero, credo che stiamo con te cane. Io lo tengo prima, il mio chiaro è deviale. E il bevo lento, después salvai. Passito a passito, suave, suavecito. Bravo, bravo, non pegando, bravo, bravo, bravo. Sì, bravo. Bravissimo, bravissimo. Un numero eccezionale. Bravissimo, molto difficile, canzone attesa nella versione del karaoke. È incredibile la poliedricità, cioè passa come ridere dall'inglese all'americano. Al latino, ma come se lo so, è così, è la cosa che gli viene meglio, ma come fai? In assoluto, come fai? Tra l'altro, Architect, scusa, meglio dimmi, l'inglese o meglio appunto la lingua latina che comunque si avvicina, no, alla nostra? Diciamo che ce l'ho tutte in mano, quindi. Ma certo, non c'è alcuna differenza. È come chiederlo a Ricky Martin, esatto. È come vivere a Miami, vale per certo, tutte e due, peccato, molto bene. Peccato. Grazie, torniamo la prossima settimana. Back. Mi raccomando, promuovete il Glory Hall nelle vostre case, nelle vostre vite. Sì, Glory Hall. Tra l'altro, Vec, ti devo dire, mi ha scritto la fondazione Jacques Cousteau, ha detto di chiamarli, che non hanno più il tuo numero, perché voleva chiederti se... Devo fare un documentario? No, sì, perché gli serviva se dire... Un po' di informazioni. E qualche delfino dei tuoi amici per librare che possono riprendere. Va bene, va bene. E rispondiamo, estremo a una mail che è arrivata, che dice io sono molto giovane e non mi piace occuparmi di queste cose, come faccio ad avere a che fare con un Glory Hall se poi non voglio attivamente partecipare? Certo. Allora, mettiti d'accordo, caro amico, amica che ci scrivi da Prato, con un'altra persona e attraverso il buco vi guardate. Ma se vuoi proprio rischiare grosso, puoi anche appoggiare le chiappe, cioè fare una versione completamente diversa. Certo, anche lì è molto rischioso. È alto rischio, dici. Poi vedete voi, noi torniamo la prossima settimana con cordialmente. Ciao, 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 ciao,